Salve ragazzi, ben ritrovati con Getsu, io sono Giocabasta. Dopo aver abbattuto finalmente l'avatar putrido, vorrei andare a provare ad abbattere il boss che si trova nella torre divina. Questo qui ci sfondava il culo, ma proprio di brutto. Adesso voglio andare a vedere, dopo i potenziamenti che abbiamo ottenuto fino adesso, se possiamo fare cosa qui. Ci proviamo. Ho sbagliato. Non è qua, devo andare qua. Seminterrato. Siamo dalla parte di sopra. Quindi l'arma ce l'abbiamo. Questo c'è i lupacchiotti. Questo. Di marcescenza. Invece questo infligge veleno. Grosso, si apre velocemente. Ah, ok. Mettiamo questo. Tanto per provare. Quindi siamo a posto. Forza, elettroimbuti. Dai, ecco. Tocci tua. Perdiamo troppo. Ah, ma io qua c'ho 24.000 anime. E sono venuto qua col rischio di perderle tutte. Me ne mancano quanto? 11.000. No, raga, dobbiamo fare un'altra cosa prima. Prima di venire qua, a questo punto. Questo punto giù mi fa 10.000 anime là con quei cazzi di cose gialle, quelle che escono da sottoterra. Facciamo un altro livello. Da qui. Arsetto da guardiano. E la spada lancia da guardiano.
Ah, vabbè, ma mi sa. No, questo è. 9,5. La spada che si. A parte che questa non mi ha ammalato. Ecci. 175, sei pazzo. Ok, andiamo avanti. Eppure, oh, 175 a me mi massacrano quando mi colpiscono, eh. Dai, li scendi? Guarda sto pezzo di merda. Così siamo arrivati? Sì, ok. Quindi ci ritrasportiamo nel seminterrato. Ci facciamo il nostro bel livellino e attendiamo la fortuna qua con quest'altro boss. Nuovo livello, vitalità 31, 31, 31. Ok. Anche se questo qua cos'è? La mente? Ah, no, ok, no. Va bene. Livello 78. Via. Fanculo. Assurdo, siamo morti tutti e due. Comunque io ho come l'impressione che ci potenziamo noi e diventano potenti pure gli avversari. Questo non mi faceva patire così la prima volta che sono arrivato, eh. Poi lo skippavo, sì, però l'ho ammazzato, ma lo ammazzavo facile. Resistenza incredibile. Cioè, guarda là. Cappuccio da monaco della nera fiamma. Cazzo, voglio proprio vedere. Cioè, ditemi voi. Ditemi voi, guardate un po' la realtà, persino per gli eredi, una cosa abbandonata a proposito, non è mai facile, se lo fai è proibito, boh, io non lo so. Ok, quindi, iniziamo, balsamo. Questo
Cagnolino, mo che entriamo, via. Te alzi? No, niente. Ho fatto proprio schifo. Non l'ho presa una cosa. Secondo me devo fare la stessa cosa che facevo con l'albero. Gli devo star vicino. Schivare e colpire finché prima o poi si stonerà, no? Non gli facciamo la prova. No, questo lo skippiamo, come abbiamo sempre fatto. Te ne affanculo. Guarda, non chiamo manco i cani, i lupacchiotti. Vieni qua, pezzo di merda. E dai. Dai, ma... Ma come cazzo ha fatto a prendere? La puttana e lo liscio bloccato, dai. Cristo santo, sono stato io un coglione. Sono stato io un coglione, volevo chiamare i cani. Io li chiamo sempre cani, ma sono lupi. Lo facevo i cazzi miei, lo battevo, era morto. Ormai gli mancava poco. Dai, lo si può battere, dai raga. La possiamo fare, dai. Che cazzo. Spara. Però davvero sto pensando, se gli faccio sparare la fiamma senza caricare, niente, due o tre colpetti veloci. Ma io i lupi li vorrei evocare, però facendo quella tattica là. Non vediamo, eh. Vaffanculo, ma non per cazzo che c'ho da fare.
Ghost. Vedi dalla con i miei cagnolini, ah. Pezzo da merda. Pezzo da merda. Oh, guarda tua. Ne faccio un cazzo. Bastardo. Siamo morti. Porca la troia. L'apostolo. L'apostolo di... maledetto. Niente, famo a meno dei cani. Ma infatti. Dai, dai. Cioè, assurdo. Ma veramente assurda sta cosa. Assurdo. Ragazzi miei. Cambiamo la cosa del balsamo. Fammi cambiare le cose del balsamo. Allora, il balsamo. Tutte le... incrementa brevemente tutte le resistenze, sì, ma la resistenza al veleno e quant'altro. Quindi, per la difesa. Riduce di momenti i danni subiti. Ok, e brevemente la forza. Va bene. C'è già finito. E vaffanculo.
Mannaggia la puttana di una puttana. Da là. Ma tipo che si potenzia, visto che ha fatto tipo quando ha fatto la mossa quella là, che fa là, gli caccio meno energia, si potenzia pure. Questa cosa del balsamo invece della difesa dura pochissimo, ma proprio pochissimo. Il veleno non ha fatto niente. L'ho colpito più volte, ma non gli ha fatto un cazzo. Si apre con una fornice attacchi drago speciali, si apre con una fornice effetti antidrago. Ma vaffanculo, me l'ha tolto. Vaffanculo. Dove cazzo sono i rupi? No, dai. Venite qua. Sta cazzo è cosa schifosa qua, non gli fa un cazzo. Posso provare col cagnolino con quell'altro cane, proprio questo, metto questo, possiamo provare così. Cane, esciti! Porca troia! Esciti, cazzo! Si è
potenziato in quel modo, hai visto? Niente, me l'ha ammazzato. Questo bastardo non si è manca avvelenato. Avvelenato, l'aveva avvelenato, non me ne ero accorto, era morto, mi tenevo a distanza, era morto. Bene, 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 ok. Allora, sei fottuto, figlio di una gran puttana. Il cane aveva fatto il suo dovere. Lo aveva avvelenato, ragazzi. C'ero riuscito. No, mo non è avvelenato, si è potenziato pure. Esci, cazzo! Cioè, se solo il nervoso, guarda, era avvelenato, non me ne sono accorto. Sarebbe morto all'istante. Cioè, io mi dovevo solo mantenere le distanze. Ed era fatto. Esci Cristo Santo! È avvelenato, adesso è avvelenato davvero? Credo. Sì, è avvelenato. Manteniamo le distanze.
Dai, cazzo, dai. Lo potrei colpire, ma non voglio. Lo colpiremo quando siamo più sicuri. Cazzo, non mi metto. Che se fa quella mossa la... Porca puttana! Guarda tu se io devo morire come un coglione! Cioè è difficile mantenere pure la distanza con sto figlio di troia. Vai! Madonna, nemico potente, guardate le anime. Cappuccio d'apostolo, sagriderma. Veste d'apostolo, parabracci d'apostolo e pantalone d'apostolo. Sicuramente non servono a noi, saranno cose per maghi. Che dicevo io? Regenerazione, vitalità. Questo è l'apostolo. Incredibile, c'è tutto per avere queste cose dell'apostolo, apostolo, che non ci servono un cazzo a noi. Vabbè, dai. C'è uno scrigno e di lì ci fa tornare proprio indietro. Cosa ci dai? Spadone decida. Spadone decida. Ah. Ci vuole 20 di fede. Nera fiamma. Ah sì, questa è una, oh, questa è una spada fantastica. Ricopre la lama dalla nera fiamma e sferra un colpo ad ampio raggio. Prima di eseguire un attacco supplementare, le fiamme nere continuano a infliggere danni per un periodo. Questa è potentissima sta spada. E ci vuole la fede a 20? No, io la porterò la fede a 20 per sta spada. Me la faccio solo vedere. Eccola qua. Madonna santa. Non me la fa la magia. Perché non la fai? Perché forse non ho la fede.
Ragazzi, sta spada è portentosa. È portentosa. Questa è veramente una spada fantastica. Ah, ma questa pure la possiamo equipaggiare adesso, eh. 238. Ma la mia è 375. A parte che però questa non è potenziata, vedete? Potenzia tutto. Questa è potente pure come spada. Bonto di vendetta. Giuro sotto uno spadone di vendicare l'intero clan, incrementando tutti i punti per una. Cresce anche la stabilità per la durata del giuramento. Voto di vendetta. Vabbè, per il momento io. Questa qui ci dà più resistenza a danni e difesa, fisico, magia, fuoco, fulmine, sacro, è molto più potente. Comunque questa qui veramente, questa qua fa la nera fiamma della regina, è una cosa micidiale, questo è carico pesante. Mia. Ok, quindi abbiamo fatto. Grazie al cagnolino velenoso. Siamo riusciti. Quindi adesso che ci manca? Il drago bianco. Quel bastardo là, quell'altro della lama nera sempre. Lì è la scalinata e quell'altro drago sul ponte. Ci ha fatto, guarda, proprio fuori ci ha rimandato. Vabbè, quindi l'abbiamo fatta. Il drago, dov'era il drago bianco? Da ste parti era. Ah, c'è il mercante. Dove cazzo era il drago bianco? Mascherare le strade esterne, non me ne frega niente. Seggio di Sellia. Cavalleria no. Cazzo era sto drago? Torre di vedetta sulla palude. La panna di Gobri, no, Marco di Seglia, boh, io adesso andiamo qua. Devo aumentarmi di livello. Devo vedere dove cazzo era sto drago. Ok. Nuovo livello. 94.000 anime. Se voglio quella spada, devo portare la veda a 20. Se voglio quella spada là.
Forza, fede. Parte che va pure potenziata, eh. Diciamo così, va. Mancano 18.000. Chiotto in quest'anno. E questo velenoso, ok. Adesso voglio andare a vedere dove cazzo è sto drago, perché non me lo ricordo dov'era. Mercante, ho preso la mappa. Alberello. No, qua mi fa arrivare qua. Catacombe, cattedrale. Non ci sono i cani. No, 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 non è qua. Al 100% non è qua. Fatto che dove cazzo sei? Dove cazzo era? Muro ardente. Scendendo dal muro ardente presso la strada di Cavite Nord. Vediamo qua. C'è stava pure la statua. Quella con i cani. Ah, là ci sono i soldati. Questo è l'altro mercante. Ok, questi mi servono. Adesso ti voglio vendere qualcosina. Guarda, non mi vendo, vuole 1.000.
No, questo no. Così. Qua c'è un'altra spada. Era qua sto cazzo di drago. Cazzo stai? Era da ste parti. Dove cazzo salti fuori? Viene dalla sosta. C'ero già venuto qua io. Viene qua. Bastardi. Cazzo. Dove ero venuto qua? Io non lo so, non mi ricordo.
Scusa, ma scalinate per andare giù. Porca la troia. Niente, non c'è un cazzo. Figlio di puttana, c'è pure il cane. C'ero venuto. Fanculo, c'ero già venuto. C'è una palude, un alberello. Vediamo da dove porta questo. Vaffanculo. E ce n'è un'altra. Dove sta? Cazzo, no. Ecco dove mi porta. Mi ha rotto le palle. Vieni. Ah, è scappato. Ok, eccola. Bastardo. Dove siamo? Vicino a Portegal, qua dove c'è la palude. Caverna carceraria. Va bene, dai ragazzi, allora...
prossima volta. Ripartiamo da qua. Vediamo la caverna carceraria che cosa dice. Bene così, dai. Un saluto a tutti ragazzi, da Ghezzu e da Gio che Basta.